Gli incidenti non accadono solamente sulla strada statale 309 Romea, ma anche nelle strade comunali ne sono soggette, non fa eccezione Calle San Giacomo, che è una delle strade cittadine più trafficate. A distanza di mezz'ora dall'incidente che è costato la vita all'imprenditore 59enne, un incidente ha parzialmente bloccato il traffico nell'arteria centrale di Calle San Giacomo. Un anziano in bicicletta è entrato in contatto con una grossa berlina perdendo l'equilibrio e finendo malamente a terra di faccia. C'è stato l'intervento del SOM 118, al momento le condizioni dell'uomo non sono rese note, si presume che siano abbastanza serie in quanto l'auto venuta a contatto è rimasta a lungo ferma sul luogo dell'incidente, segno che il conducente potrebbe essere rimasto in attesa dell'intervento della polizia locale. Purtroppo non è ancora stata attivata la famosa ZTL, i cui impianti ovviamente non impedirebbero gli incidenti, ma consentirebbero una monitorizzazione del traffico e monitoraggio.